Palombo cerca la conclusione. Calazze, autogol di Cacca Calazze sul gran tiro di Angiolino Palombo, che adesso va a raccogliere gli abbracci di Buffon. Bella questa immagine, abbiamo avuto un bel po' di fortuna in un momento di grande difficoltà. Calazze ci ha fatto un regalo incredibile, enorme, ci ha provato Paloma da lunga distanza, ci ha messo tutto del suo. Guardiamo la gioia della panchina di D'Agostino, di tutta la panchina. Ci stiamo liberando di un incubo, ma quell'abbraccio collettivo significa tanto. Buffon che esce dalla porta e tutti i compagni che vanno a abbracciare Palombo. Speriamo che escano cose migliori da adesso in avanti. Beh, intanto il gol, eccolo qua, abbiamo rivisto. Intanto il, come dire, fra i nostri migliori attaccanti a questo punto dobbiamo inserire anche Cacca Calazzi. Spettacolare. Direi di sì. Niente da fare per l'Umaia, non c'è niente da fare. I cambi ci sono lo stesso però. E noi ci fermiamo per qualche istante. Criscito va via bene sulla sinistra, dentro a cercare gli acquista. Ancora, gol, e gol ancora di Calazzi. Incredibile ma vero, abbiamo visto la seconda autorete di Cacca Calazzi. Vabbè, ma ci sarà un motivo perché giochi in Italia, ci sta dando una mano. In questo caso addirittura di destro, ancora in malo modo, ancora scordinato. Non è da giocatore importante. Ha fatto un errore, ha voluto calciare. Guardate Calazzi, allarga le braccia. Ma quando sei sbilanciato non c'è bisogno di calciare, puoi anche cercare di controllare, sbagli, ma almeno non commette questo errore gravissimo. Noi lo ringraziamo. E c'è sgomento anche in tribuna. Sì. Rivediamo, guarda. Sì, ma lo vediamo. Lui calcia, perché calci che sei messo male anche questa volta? Certo che ci ha messo del suo, cerca di controllare, la palla va laterale, non rischia assolutamente nulla. Quando si vogliono affrettare le giocate anche difensive si commettono questi errori.